Ciao Simone! Ciao! Ciao, benvenuto! Allora, noi siamo in collegamento con Simone Turrini che, oltre a vivere a Zanzibar da 11 anni, ci racconterà, vabbè, la sua storia da quando è arrivato e attualmente è ideatore e proprietario di Seed Burgers, che adesso vi racconteremo Esatto. pian piano che cos'è e come è nato. Ciao Simone! Ciao ragazzi, ciao Sara, ciao Fabrizio. Ciao, allora, e ti chiederemo qualche domanda per capire un pochino Bene. quella che è stata la tua storia a Zanzibar. Innanzitutto, 11 anni fa sei approdato sull'isola. Sì, anche in maniera comica, se vogliamo. Ok, racconta. Guarda, vi racconto. Come mai hai lasciato Vi l'Italia? racconto. Adesso, cos'è che ti ha portato? Ma guarda, vi racconto velocemente perché è stata una maniera comica. Dunque, al tempo lavoravo per un tour operator italiano. E ero tornato da un 4 giorni dall'Egitto, anzi, meglio, ero in Egitto da un'eternità di tempo. Tornai, mi ricordo che era un martedì pomeriggio, tornai con un volo charter. All'uscita dall'aeroporto di Fiumicino mi chiamò la sede di questo tour operator con cui lavoravo, mi disse: Simone, ci sarebbe da fare una sostituzione a Zanzibar per 3 settimane. Perché c'è da fare una sostituzione? Ma solo 3 settimane, cioè, e neanche subito, era martedì. E gli ho detto quando? Sabato. Ah, dico, va bene, dico, ok. Quindi sabato ripartì per qua, ma la cosa comica è proprio questa, che io non ho mai avuto paura di perdere un aereo come quella volta. Che quella volta io rischiai seriamente di perdere l'aereo per la prima volta in vita mia, perché si ruppe il collegamento dalla mia città fino all'aeroporto di Fiumicino, io sono di Terni, e quindi dovetti chiamare un mio amico al volo che mi ha portato a Fiumicino e presi l'aereo proprio last minute, l'unica volta in vita mia. Dovevo stare solo 3 settimane. Da lì eccomi ancora qua. Quindi ci fu una storia così. Cosa è successo in quelle 3 settimane, In Simone? quelle 3 settimane io sono arrivato qua, lavoravo già, diciamo, nel settore turistico da diversi anni, da una decina d'anni, e volevo scappare perché non capivo niente, perché non capivo, cioè era come se all'improvviso tutta la mia esperienza precedente non valesse più niente. E avevo, perché magari 11 anni fa. Anche la popolazione locale, Fabrizio lo può confermare, comunque non tutti parlavano l'inglese come ora, quindi il Swahili per me era una lingua completamente sconosciuta al tempo e avevo prima di tutto serie difficoltà di comunicazioni. Comunque io dovevo gestire un hotel, quindi in sostituzione 3 settimane e avevo tante tante difficoltà anche a capire le dinamiche dell'isola, le sue tempistiche, le sue cose. Poi vabbè, nello specifico di quello che mi occupavo io, anche i prezzi della merce piuttosto che tutto il mercato in generale. Perché tu eri un manager. Io ero un resident manager, sì. Manager, ok. Ero nel nord dell'isola, a Kendwa. Ok. E devo essere sincero, dopo una settimana che ero lì, ho detto per fortuna che devo stare solo 3 settimane perché. Onestamente, io qua proprio non riesco. Poi succedeva una cosa strana, che un giorno mi durava come 4 giorni. E cioè, io dopo una settimana sembrava di stare qui da un mese. Dico, Madonna mia, no, dico, io devo, cioè, com'è possibile? Per fortuna che devo stare qui poco. Poi mi arrivò una telefonata dalla sede, e quindi qui parliamo del. La prima settimana di dicembre del 2010 mi arrivò una telefonata dalla sede dove mi avvertiva di un gruppo che sarebbe arrivato a febbraio e io gli dissi: va bene, perfetto, mandatemi magari una mail con tutti i dettagli perché quando torna il titolare io devo fare una sostituzione, poi lascerò tutto scritto. E loro mi dissero per telefono: ma non te l'hanno ancora detto? Io dico: che cosa? Che resti tu? Dico no, io fra 10 giorni dovrei entrare. No, no, guarda, resti tu, ti faccio contattare subito dall'ufficio di competenza e ti diranno che resterai tu. E infatti andò così. Restai io fino a fine stagione, quindi fino alla prima d'aprile, diciamo, dell'anno successivo e poi continuai a stare qui, mi riconfermarono per gli anni successivi e quindi ecco come arrivai a Zanzibar.
non dovevo neanche esserci sostanzialmente, ok? Quindi è una cosa comica questa. E avevo fatto diverse destinazioni, era una destinazione che comunque, onestamente, se avessi dovuto fare una classifica, non era al momento, al tempo, la destinazione preferita. Però mi ci sono trovato e poi dopo le cose sono andate avanti. Poi, se volete sapere come, sono qua. Che cosa ti ha portato poi a rimanere? In quegli anni poi, va, anni ti hanno riconfermato, quindi comunque per questioni lavorative, anche se non era proprio Sì, il sì, posto ideale, sei andato avanti a lavorare. esatto. È successo che poi, ovviamente, col fatto che comunque continua a essere riconfermato in questo contesto, ti devi necessariamente adattare, capire, metterti sotto a partire da imparare la lingua piuttosto che capire tutte le varie dinamiche. In realtà mi ha portato a fermarmi qua una serie di cose. Avevo 37 anni, 37 sbaglio, no, 37, e avevo la necessità di fermarmi da qualche parte, perché erano, come ti dicevo, già molti anni che facevo magari un anno da una parte, due da un'altra, se mi sei. Una serie di cose. Avevo la necessità di fermarmi. Avevo preso un gatto che non sapevo dove portare, se potevo andare da un'altra parte. Inoltre, soprattutto, questi sono dettagli, soprattutto vicino a dove lavoravo io, stava aprendo un gran bel ristorante di cui conoscevo il proprietario. Era un gran bel ristorante sulla spiaggia, si può dire il nome? Era il ristorante Essence, che è tuttora in funzione. Però erano proprio i primi passi di questo ristorante. Questo ristorante aprì ed era vuoto. E il proprietario della struttura mi chiese se volevo entrare in una sorta di società con lui per gestire questo ristorante. E siccome era in un momento, ripeto, della vita, anche come età e esigenze, di voler far qualcosa, decisi di mollare, tra virgolette, la sicurezza del tour operator con cui lavoravo per prendere questo ristorante. Quindi presi in gestione questo ristorante, non rinnovai il contratto lavorativo che avevo col tour operator e iniziai a gestire in società con questa persona questo ristorante, che andò molto bene. Ero ancora però inesperto sotto tanti aspetti di Zanzibar. Comunque, come in ogni paese del mondo, per gestire un'attività ci sono delle leggi, ci sono delle dinamiche che al tempo ero un po' così, navigavo un po' a vista, mi fidavo, facevo spendo 4, guadagno 5, incasso 5, guadagno 1, va bene, però poi in realtà dietro ci sono tante, tante dinamiche. E quindi presi questo ristorante, mi fermai col gatto, quindi e rimasi 2 anni a gestire questo ristorante, fino a che poi ci fu una. Se vogliamo, possiamo chiamarla rottura societaria, ma non è stata esattamente una rottura societaria, è stata un mutual closing, cioè una chiusura comunque consensuale, per far sì che la nostra società finisse. L'altro socio, che era comunque il socio principale, aveva delle esigenze familiari di inserire figli, fidanzati di figli in questa cosa, quindi finì così. Finì così. Dopodiché rimasi un paio d'anni, visto che ero sull'isola, e avevo già comunque conosciuto diverse persone, un paio d'anni una sorta di freelance, una sorta di freelance, quindi magari mi chiamavano per un'apertura piuttosto che per una ristrutturazione di un ristorante, perché comunque di base vengo da un discorso di food and beverage, io, quindi di base venivo da quel settore lì. Quindi feci un paio d'anni così, sono stati 2 anni anche a tratti molto brutti, perché comunque siamo arrivati alle elezioni in tutto questo, le elezioni del 2015, dove chiaramente quando a Zanzibar ci sono le elezioni ci sono dei periodi di stand-by che nessuno chiaramente si sente di assumere qualcuno, insomma è tutto un po' uno stand-by. Ho passato anche momenti non felici, dove comunque non avevo lavoro, non volevo lasciare l'isola perché dopo erano passati 5 anni. Non avevo molta più possibilità di occupazione qua che in Italia, visto che ci mancavo da tantissimi anni, non sapevo neanche come erano le dinamiche in Italia. Quindi
Quindi ho tenuto duro qua, non sono stati periodi bellissimi, ho passato anche mesi brutti trovando delle case improbabili in quartieri della Sciamba. Sciamba sarebbe, no, la costa, vabbè, voi lo sapete, però se qualcuno ci ascolta magari lo spieghiamo. E mi ricordo una su tutte, se può far sorridere adesso, che tempo fa qua c'era un maneggio gestito da un italiano. Questo maneggio chiuse perché i cavalli che portarono qua, probabilmente per questioni di clima o per questioni di alimentazione, soffrirono molto. Quindi lui pensò che tutte le stalle dei cavalli di trasformarle in alloggi, in case. Chiaramente erano alloggi appunto strutturati come stalle, quindi costavano poco però. Io al momento non ero comodo, quindi a me andava benissimo, ok? Quindi sono stato 6 mesi e mi ricordo la cosa comica che il mio tavolo era il comodino del letto, che era la cassetta della frutta dei pomodori. Tu Fabrizio conosci la cassetta, quella della frutta classica di qua, no? Quindi faceva da comodino, da tavolo. Era molto. E era multiuso, era un arnese multiuso e quindi mangiai del gran riso fino a che un giorno arrivò una telefonata che cercavano un direttore per un'apertura sempre in zona qua a Kiwengwa, qua in Ciangani. E poi le cose si sono accavallate molto velocemente perché quello era un contratto già deciso di 3 mesi, era una consulenza se vogliamo. E poi entrai contattato da Flavio, che è uno dei vostri host, delle vostre webcam, contattato da Flavio, parlai con lui, c'è stato subito un ottimo rapporto con Flavio e entrai in una sorta di società per tutto quello che riguardava la ristorazione, appunto perché venivo dal reparto dell'F&B sostanzialmente. E da lì. Perché in realtà era il ristorante del resort Waikiki. Esatto, esattamente del Waikiki, favo del Waikiki. E quindi niente, iniziai questa esperienza con lui con una sorta di, ripeto, società per quello che riguardava la parte ristorazione e restai con lui molti anni, restai con lui 4 anni, quasi 5 forse, ora mi si confonde un po'. Il nostro rapporto è tuttora ottimo, però le società alla fine possono avere anche dei momenti di flessione. E in quella flessione io decisi di staccarmi, sempre in ottimissimo rapporto con Flavio, anzi più tardi dovremmo giocare anche a calcetto, perché noi abbiamo una comunità italiana di calciatori dove io non sono capace, tant'è vero mi mettono in porta, ok? Qualcuno deve fare. Sai anche da bambino quando quello meno pratico è in porta, ok? Allora io sono il portiere di questa cosa, quindi finì questa società in una maniera molto serena. In testa io avevo già da un paio d'anni questa idea di questo fast food, perché ritenevo che il concetto di puro fast food qua non c'è. C'è da dire anche che la parola fast con Zanzibar cozza un po', si dice a Napoli, ok? Cozza un po'. Però, insomma, una volta trovata la linea, una volta trovata il sistema, iniziai. Io avevo già adocchiato un posto su Kiwengwa dove farlo, che lo tenevo d'occhio negli ultimi 2 anni, che cosa ci faranno e cosa non ci faranno. Era di base, era un chiosco che però io ritenevo avesse delle grandi potenzialità. Ci sono state diverse gestioni prima, tenuti 2 mesi, 1 mese, 3 mesi, però ripeto, mancava poi il concetto di quella cosa lì. Io ho deciso di buttarmi proprio sulla classica hamburgeria, quindi facciamo solo hamburger, e ho mirato a quello, ma non tanto all'hamburger, perché sulla costa di Kiwengwa. Anzi, se qualcuno ci ascolta, se qualcuno leggerà, confermo che ci sono molti posti dove si mangia molto bene, dove fanno degli ottimi hamburger, dove fanno delle ottime pietanze. Ma oltre alla qualità, che chiaramente io, vabbè, poi sono di parte, però insomma dicono sia buona, però era proprio il concetto del vassoio, scatolina di panino, pacchetto di patatine, che qui non c'era. Non Era un concetto che non c'era. E quindi
i residenti italiani e non che io ho conosciuto in questi anni chiaramente hanno molto apprezzato perché gli si dava comunque un tocco d'Europa. Immersivo rispetto al solito ristorantino di Zanzibar, no? Quindi... Esatto, sì, un qualcosa di alternativo. E quindi abbiamo iniziato questa avventura, purtroppo interrotta quasi subito causa Covid, causa la chiusura dell'isola del 2020. E noi siamo stati chiusi aprile e maggio 2020, causa stagione delle piogge. Con audacia abbiamo riaperto il 1 giugno 2020, perché comunque c'erano tanti residenti in giro e per ovvi motivi molti ristoranti restarono chiusi per quel tempo. Quindi, bene o male, abbiamo riaperto. Abbiamo dato qualche hamburger a qualcuno e anche quell'attimo di gioia e di staccare la mente dalla situazione Covid. Dopodiché la stagione è andata avanti, come sappiamo tutti, in quest'anno, in quest'inverno c'è stato poi l'avvento del turismo, diciamo, dalla Russia, e il Sea Burger è andato avanti e è continuato a far leccare le dita alle persone con il ketchup, eh? Ok? Quindi, Sviluppato, ne hai aperto un altro. poi, sì, dopo alla metà di gennaio abbiamo iniziato questo progetto a Stone Town, in una via dove ci sono anche altri e tanti ristoranti famosi per il circuito turistico. Si può dire qualche nome, giusto? C'è il Mashallah Caffè, c'è Lukman, che conoscono tutti. Diciamo che è l'area della chiesa anglicana, anzi è un'escursione che consigliamo chiaramente a tutti di vedere, la chiesa anglicana con la slave chamber, no? Insomma, è proprio lì, è in quella zona lì. E quindi abbiamo aperto il nostro secondo punto vendita lì a Stone Town. Stiamo lavorando per un terzo punto vendita che andrà nella zona di Page, che è altrettanto bella, è altrettanto, secondo me, interessante come zona dell'isola, anche perché diciamo che è partita un pochino più tardi rispetto alle altre zone, Page Giambiani, però diciamo che sta recuperando molto velocemente, molto velocemente. Quindi stiamo puntando lì, vediamo che succederà. Ora inizierà questa stagione delle piogge, che comunque per noi residenti che viviamo qua non è tragica, anzi è un mesetto di fresco con le piogge giuste, con l'isola vera, quindi c'è un bel rapporto comunque anche, un bel contatto con la popolazione locale che si vive in maniera diversa rispetto alla stagione turistica, e poi vediamo che succederà il prossimo inverno. Io forse sono una persona troppo positiva, non lo so, però mi piace esserlo. E infatti faccio un passo indietro. Sea Burger si chiama così non perché sì, Simone. Simone poi è stato dopo. Sì, perché ho deciso di chiamarlo sì, perché sì è una parola positiva. Sì è sempre una parola positiva. Sì si dice in tutte le lingue sì, anche una qualsiasi nazionalità lo chiama sì, non può sbagliarsi. E poi sì è una parola positiva, cioè il sì è sempre una cosa bella. Quindi sono positivo, io sono convinto che tutto questo terremoto, diciamo, chiamiamolo così, che sta succedendo dentro ognuno di noi possa finire a breve. E sono convinto anche che avrà sicuramente un impatto non del tutto positivo in alcuni aspetti per quello che riguarda l'income turistico, ma bilanciato da tutto un altro impatto positivo, perché secondo me la destinazione finalmente si aprirà anche a tante altre nazionalità. Ascolta quello che poi può essere Esatto. incoming È su. stato sì. Diciamo che questo momento, che può essere stato un po' di intermezzo, io lo vedo positivo, anche perché il turismo italiano c'è sempre stato, sempre ci sarà. Gli italiani che amano Zanzibar ci sono sempre stati e sempre ci saranno, sempre di più se ne innamoreranno, perché comunque ritengo che la popolazione locale, ami l'italiano, a prescindere da chi c'è sull'isola, per nulla togliere alle altre nazionalità. Ma probabilmente abbiamo qualcosa in comune con loro che non è ancora chiaro cosa. Però c'è un Tutto certo questo mi fa feeling.
Però, come sapete, c'è un feeling importante fra noi e loro e continuano a. Io ho vissuto questo inverno con la popolazione, con la clientela russa e polacca e comunque dell'est Europa. E comunque tutte le persone che vivono qua, tutti gli zanzibarini che vivono qua, non perdono mai l'occasione di dire di quanto gli italiani gli manchino, di quanto vogliono che noi torniamo e di quanto vogliono che siamo qua. Cioè, non perdono mai l'occasione. Ecco. E E questo è quanto. tu, Simone, che rapporto hai con le persone del posto? Io ce l'ho perfetto. Devo dire che io mi ritengo perfetto, nel senso mi ritengo fortunato. Racconto un piccolo aneddoto che mi è successo 3 anni fa. Io ebbi un incidente con la macchina 3 anni fa. Avevo ragione al 100% perché ci fu questa moto guidata da persone locali che mi invase completamente la mia corsia, quindi facemmo un frontale molto brutto. Facemmo un frontale molto brutto e si è tutto risolto per il meglio. I due ragazzi sono stati soccorsi, curati, chiaramente io mi sono mosso di lì fino a che tutto non era a posto, ma la cosa più bella di questa esperienza, perché poi anche una cosa che all'apparenza può essere brutta, la cosa più bella è che la mattina dopo dell'incidente, tutte le persone che hanno assistito all'incidente sono andate alla stazione di polizia a difendermi, a me, cioè dicendo che Simone Chipara, che Chipara in Swahili significa pelato, sono andati senza che io chiedessi niente. Simone Chipara non ha colpa, non è colpa sua, cioè sono andati loro, no? Per dire. Quindi comunque questo è stato un bel gesto d'affetto da parte loro. E, no, io poi ho la fortuna che in questi anni inizio a parlare Swahili abbastanza fluentemente, quindi chiaramente poi pure lì cambia tutto il rapporto che hai con loro, ma soprattutto conosci. Perché la lingua paradossalmente è l'ultima cosa, la prima cosa da conoscere sono le loro dinamiche, le loro tempistiche e la loro idea delle cose e le loro priorità. Quindi questo è fondamentale. Quindi ormai Zanzibar è diventata casa. Ma guarda, sì, io devo essere sincero, io negli ultimi 2 o 3 anni ne parlavo anche con la mia compagna che vive qua, che è italiana, anche lei lavora qua. E quando vado in vacanza in Italia, che sto bene, io resto italiano per l'amor di Dio, però mi mancano le mie cose, mi mancano le mie cose qua. E quindi sì, devo essere sincero che sì, mi manca, sì, mi sento un po' a casa, un po' tanto a casa, cioè non, al momento non penso, non riesco a pensare cosa, quale altra può essere una mia casa, ecco. Devo essere sincero con me stesso. Quindi al momento il futuro lo vedi lì. Lo Al vedi tu. momento sì. Al momento sì, anche perché credo che al momento possa solo andare meglio. Cioè, sinceramente, può solo andare meglio. Cioè, l'isola può solo crescere. C'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da insegnare, come tanto da imparare a volte. E, ho imparato veramente tanto anche sulle cose. Guarda, l'ultima mi è successa stamattina. Avevo un problema. Poi anche il concetto di problema dopo 10 anni qua a me è cambiato. E avevo una cosa da risolvere e ho detto: fermo, Simone, non fa niente, aspetta e vedi le cose come vanno. E infatti, dopo 2 ore, per un discorso, c'è una dinamica strana qua, ok? Se tu hai una cosa da risolvere e tu ci metti tutto te stesso per risolverla, fai molta fatica. Se invece ce l'hai, non è che te ne devi dimenticare, però la devi un po' mettere da parte. Poi succede un qualcosa, passa un qualcuno, ricevi una telefonata, incontri un qualcuno che ti porta un passo dalla soluzione. Guarda, mi è successo questa mattina e mi succede spessissimo. E quindi sì, è così. C'è una dinamica strana e magica allo stesso tempo, secondo me. Se devi dire qualcosa che ti manca dell'Italia. Dell'Italia a me manca, non lo so, vabbè, gli affetti familiari sicuramente sì, perché comunque ho 2 sorelle, ho 2 genitori ancora in vita per fortuna, quindi chiaramente ora è diverso tempo che non torno per questioni lavorative legate a questioni comunque di pandemia che tutti conosciamo. E, beh, una differenza c'è sostanziale, però
Te la ricordi quando metti piede in Italia? Lo so che può essere una cosa che a sentirla così dice, cavolo, però è una bella differenza. Sì, è una bella differenza, ma poi ti abitui e non ti accorgi più. L'aria che si respira è diversa, cioè quando, ma io mi accorgo quando torno, cioè al momento a me non è che manca l'aria dell'Italia, che se vogliamo chimicamente è anche peggiore sicuramente di questa. Qua è ovvio che con la latitudine dove siamo, è ovvio che risulta un'aria un pochino più pesante da respirare di impatto, però ti ripeto, ci si abitua senza accorgersene. Onestamente, quando torni in Italia senti quell'aria che effettivamente, seppur probabilmente più inquinata, però è percepita un attimino più leggera, ecco, tutto qua. Anche perché Zanzibar, voglio dire, vabbè, dir cose scontate, poi io purtroppo parlo sempre di ristorazione, cioè io vivo di quello, quindi anche lì, voglio dire, il cibo, sì, ma comunque Zanzibar è un posto dove al momento si trova più o meno tutto, cioè onestamente non ci manca niente. Sì. Con le... Sì, cioè onestamente non ci manca niente, niente, cioè non possiamo dire... Beh, magari 10 anni fa trovare una buona pizza margherita era già un traguardo. Ad oggi onestamente no, come... Tutto il resto, no, non, onestamente non manca niente, ci abbiamo tutto, solo capire dove, come e quando. E una volta che ci si organizza, ci si la fa tranquillamente. Simone, sei stato grande, ci hai raccontato un sacco di cose, è stato molto molto piacevole ascoltarti. Grazie a voi. Ringraziamo tanto e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per la tua avventura di Grazie. Yes, e spero Grazie. presto a mangiarci un hamburger da te. Dai, io invece spero di dimagrire perché a forza di mangiarli Fabrizio conferma che mi sono un po' incicciato, ma va bene, dai. Sei sempre ancora. Va Simone, bene. grazie. Buon lavoro, buon proseguimento. Grazie a voi. Ciao, ciao, grazie. Ciao.